Bentornati appassionati di sport, io sono Mr. Frank come sempre e oggi siamo qui a parlare di una partita interessantissima della Serie A italiana. L'Empoli infatti sfida la Juventus nella giornata 36 del campionato. Siete quindi pronti per il nostro pronostico? E allora seguite il video. Prima di gettarci nel pronostico, analizziamo alcuni dati che possono essere interessanti per la partita di oggi. Guardando lo storico, l'Empoli ha vinto solo una delle ultime 19 partite di Serie A contro la Juventus, registrando 2 pareggi e ben 16 sconfitte. L'ultima vittoria dell'Empoli infatti risale al 2021, quando hanno vinto per 1-0 grazie a una rete di Leonardo Mancuso. D'altra parte, la Juventus ha sempre vinto le 5 trasferte di Serie A contro l'Empoli con Massimiliano Allegri in panchina. Contro nessun'altra squadra la Juventus ha ottenuto così tanti successi in trasferta con questo allenatore. Inoltre l'Empoli è curiosamente imbattuto nelle ultime 5 partite giocate il lunedì in Serie A, con 4 vittorie e un pareggio. Difatti, curiosamente, questa stagione il 37% circa delle partite giocate di lunedì sono proprio dell'Empoli. Perciò la Juventus arriva in questa partita dopo aver vinto le ultime 3 partite di campionato, interrompendo una serie di 4 incontri senza vittoria. L'ultima volta che la Juventus ha registrato 4 successi consecutivi in Serie A è stato lo scorso febbraio. Infine, l'Empoli ha vinto 3 delle ultime 4 partite casalinghe in Serie A, dopo aver ottenuto solo 2 pareggi e 2 sconfitte nelle 4 partite precedenti. Passiamo adesso alle probabili formazioni che vedremo sul campo questa sera. Dunque, il momento tanto atteso, il pronostico per la partita Empoli contro Juventus. Guardando le probabilità, l'Empoli ha soltanto un basso 18% di possibilità di vincere, mentre un pareggio ha un 25% di probabilità. Questo vuol dire che la Juventus ha un netto di 57% di probabilità di vincere. Per questo motivo credo personalmente che la Juventus conquisterà la vittoria in questa partita e non avrà tante difficoltà. Nonostante l'Empoli comunque abbia mostrato una buona forma nelle ultime partite casalinghe, la Juventus è una squadra di livello troppo alto per loro, con giocatori molto esperti. Prevedo quindi che la Juventus vincerà con un punteggio di 2-0. Ma se ricordate che nel calcio tutto può accadere, sarà interessante vedere come questa partita si svilupperà. Grazie a tutti per averci seguito. Fateci sapere qui sotto nei commenti il vostro personale pronostico e ricordatevi di iscrivervi se volete altri pronostici sulla Serie A. Al prossimo pronostico, ragazzi!